Malviada questa mattina a Fano la tradizionale fiera di San Bartolomeo, che si svolge come ogni anno a fine della stagione estiva. Per 3 giorni e fino a sabato circa 200 ambulanti provenienti da ogni parte d'Italia su un percorso di 2 chilometri esporranno sui loro stand prodotti di ogni tipo, tra tradizioni e novità. Una manifestazione la cui origine risale al lontano 1457, epoca in cui richiamava una gran folla di commercianti e che tuttora, a distanza di secoli, è di notevole importanza per il settore turistico ed economico della città. In questo stand le novità di quest'anno, di che cosa si tratta? Allora, è un panno per la pulizia a casa, quindi qualsiasi superficie, che siano i vetri, gli specchi, l'acciaio, soprattutto quelle superfici che noi donne diciamo che sono una dannazione tra pelucchi e aloni. Ha due lati, la parte bianca è ultrafibra che serve proprio per sgrassare la superficie, soprattutto quando non vogliamo usare i detersivi, quindi il solo utilizzo dell'acqua ci permetterà di sgrassare la superficie con la parte bianca. La parte colorata invece serve per asciugare, nonostante un panno bagnato con acqua, va ad asciugare perfettamente qualsiasi superficie senza lasciare né pelucchi né aloni. Quindi possiamo usarlo in maniera naturale, perché ovviamente non utilizzando alcun detersivo, in maniera naturale abbiamo sgrassato e asciugato e lucidato qualsiasi superficie. E soprattutto perché è molto pratico, molto comodo, soprattutto perché sono anni che lo vendiamo e tanta gente ritorna a comprarlo. Lungo il percorso pedonale del Lido, gli stand delle cipolle e aglio, componenti immancabili della fiera. Proprio per questa fiera la cipolla è una tradizione e quindi difficile che manca. La nostra è una cipolla di Cannara, penso abbastanza conosciuta qui in zona. Noi è tanti anni che veniamo qui alla fiera, veniva mio suocero, quindi da oltre 30 anni, quindi i fanesi sono abituati alla nostra cipolla, la conoscono e vengono volentieri a comprarla. La nuova location all'inizio è sembrata un po' così e così, però stamattina già sono venuti dei clienti che ci cercavano e tutti dicono che sia la migliore location, vediamo poi come va, però ci piace. La nostra cipolla tipica è la rossa di Cannara, poi abbiamo la dorata e la piatta. La rossa, diciamo, rappresenta tutti i piatti freddi per cucinare le insalate, i fagioli, e tutto ciò che può essere abbinato al pesce, tutto ciò che è freddo. Mentre invece la dorata è una cipolla da cuocere, buonissima per fare la parmigiana, per fare la zuppa di cipolla e per farla fritta. Poi abbiamo la schiacciata o anche borrettana, buonissima la grande da fare arrosto e la piccolina per fare sott'olio, sott'aceto, l'agrodolce, per fare ecco, tutte le varie tipologie di cipolle. Ma anche l'aglio abbiamo, aglio rosso? Sì, aglio rosso, che è buonissimo, profumatissimo, e anche peperoncino. Quest'anno è un po' indietro perché la stagione è un po' indietro, però sempre di buon auspicio avere un mazzetto di peperoncino. Quest'anno verde e rosso, una novità. Sin dalle prime ore della mattinata, tante le persone presenti tra turisti e fanesi, alla ricerca delle migliori offerte e occasioni. Ho comprato una spazzola per lisciare i capelli, abbiamo comprato un rasoio da uomo, poi abbiamo preso, cosa abbiamo preso ancora? Non mi ricordo più. La borsa, mi ha regalato una borsa il mio compagno, e un profumo e basta. Tutto a buon prezzo? Tutto a buon prezzo, veramente. Che cosa ha acquistato? Una felpa per mio figlio. Quanto l'ha pagata? 10 euro. Quindi una spesa giusta? Ecco, per quello che è, sì, direi di sì. Ma Fano, per comprare che cosa stamattina? Per ora solo delle borse, però sono di firma e valgono la pena, insomma, di fare un acquisto del genere. Veramente un buonissimo prezzo, ne ho altre che ho pagato a prezzo pieno, quindi ho fatto una scorta. Com'è questa fiera? Guardi, quest'anno, visto che è cambiata, l'hanno fatta tutta, insomma, tutta una tirata molto lunga. Però secondo me è molto meglio per la viabilità, quello sì. Poi sabato ci saranno i fuochi e tutte queste cose qua, quindi sarà un bel weekend secondo me.